manca davvero poco a questo appuntamento delle semifinali nazionali. Federico, appuntamento importante, come vi state preparando, le tue sensazioni? Allora, adesso ci siamo riuniti queste ultime settimane dove sicuramente siamo allenati tutti assieme e stiamo lavorando bene perché comunque il gruppo è compatto, le sensazioni sono buone e veniamo comunque da un discreto campionato e quindi diciamo assieme al gruppo non vediamo l'ora di iniziare. Senti, si va in Sicilia, diciamo un campo ostico, però insomma la società vi ha messo a disposizione tutto per poter fare bene, vi allenate all'aperto, ecco, una preparazione ad hoc. Sì, allora sicuramente andare in Sicilia non sarà semplicissimo, anche perché il fattore casa può giocare a loro favore. Sicuramente noi andiamo preparati e come hai detto te, ormai abbiamo tutti i mezzi, siamo stati messi in condizione tale per cui possiamo andare lì e fare molto bene. Si arriva al penultimo atto di questa stagione, ovvero le semifinali nazionali, diciamo, un passaggio fondamentale verso le finali di Monterotondo. State preparando al meglio questa parte, questa due giorni molto importante qui all'Eschilo 2, ormai praticamente un po' anche una casa per voi, a che punto siete? Sì, sicuramente in quest'ultima settimana stiamo cercando di recuperare il lavoro che non siamo riusciti a fare durante l'anno a causa della divisione di tutti quanti i ragazzi nei vari campionati, chi nella 16, in Serie C, chi in 20. Stiamo cercando di diventare un vero e proprio gruppo e allenarsi all'Eschilo comunque è un posto molto importante perché ci permetterà di allenarsi all'aperto e noi sappiamo che lì a Siracusa la piscina sarà all'aperto, quindi operarci al meglio sicuramente. State già vedendo un po' le altre squadre, state studiando qualcosa? Sì, abbiamo visto qualche video, stiamo cercando di capire come diciamo poter fare male alle squadre e riuscire ad essere compatti soprattutto in difesa. E non abbiamo paura di nessuno, rispetto per tutti, cerchiamo di dare il meglio. Vittorio, siamo arrivati a un momento clou della stagione, queste semifinali nazionali praticamente nella tua terra contro squadre importanti, ma questa Roma Visnova ha dimostrato di avere le qualità per fare bene. Sì, sicuramente adesso andremo a Siracusa in un girone da 4 dove sappiamo ne passa soltanto una e saranno tutte e tre partite importantissime tirate dove vanno curati al massimo tutti i dettagli. E di sicuro nessuno te la regala e sarà un vero banco di prova per capire se siamo in condizione di passare poi all'ultimo atto, quindi alla fase successiva della Final Four, oppure vorrà dire che non siamo ancora pronti per fare questo passaggio qua. Senti, c'è una squadra da temere in più delle altre oppure sono tutte e tre molto toste? Ricordiamo che insomma sono le migliori squadre delle fasi regionali. Ah, sicuramente l'Ortigia padrone di casa, dico, che oltre a poter diciamo, contare sul fattore campo, quindi vasca scoperta, vasca a loro disposizione durante tutto l'anno, poi ha almeno due o tre individualità che sono sicuramente anche nelle nazionali giovanili e quindi su di loro dovremmo prestare particolare attenzione, però è ovvio che poi le partite si giocano quattro tempi all'inizio e alla fine, anche loro dovranno preoccuparsi di noi.